Mattia entra in casa sbattendo la porta e mi raggiunge in cucina come una furia. Che cazzo ti ha preso prima? Urla minaccioso, venendomi incontro. Fermo lì. Gli intimo, puntandogli contro il cucchiaio di legno che ho in mano. Hai una vaga idea di quello che hai fatto. Scoppio a ridere, ma la mia reazione lo fa arrabbiare ancora di più. Qualcosa nel suo modo di guardarmi cambia, facendomi sentire esposta e vulnerabile. Mattia si avvicina con due lunghe falcate e il cucchiaio di legno finisce nel lavandino. Il suo viso è così vicino al mio che potrebbe sentire il mio respiro. Se solo io stessi respirando. Mi afferra il mento con una mano, costringendomi a sollevarlo. Lo guardo malamente e cerco di liberarmi dalla sua presa, ma è tutto inutile. Lasciami! Fino ad oggi ti ho concesso di giocare, piccola strega che non sei altro. Ma non sono un tipo paziente. Non provocarmi. Sibila minaccioso. Altrimenti cosa fai? Domando spavalda, perché morissi adesso se chino la testa davanti a lui. A questo punto sono pronta a vedere un Mattia ancora più furioso, ma la sua reazione mi spiazza. Nei suoi occhi infuria una tempesta piena di rabbia e di qualcos'altro. Desiderio. Resto incantata a fissare le sue iridi verdi, dietro le quali si nasconde un diavolo tentatore. Vuoi davvero saperlo? Sussurra lascivo. Che sta succedendo? Le sue braccia si serrano attorno alla mia vita e il suo corpo aderisce al mio, mandandomi a fuoco. Non hai risposto alla mia domanda. Vuoi davvero sapere cosa accade quando perdo la pazienza, Bianca? E il tono della sua voce, così minaccioso e seducente, non dovrebbe piacermi tanto. Una morsa mi stringe lo stomaco al pensiero della sua bocca sulla mia. Mi mordo il labbro per reprimere un gemito. Non posso cedere. Non devo cedere.